Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro con gli autori. Abbiamo con noi uno dei protagonisti della sezione Europe Now, Metod Pevez, di cui avrete visto i film in questi giorni e stasera potrete vedere I Am Frank alle 22.15 in auditorium. Lo accoglierei con un applauso. Chiamerei anche Nerina Kozjančič per un saluto dello Slovenian Film Center. Buonasera, grazie per essere arrivati all'incontro. Siamo molto contenti, io e specialmente anche Metod Pevez, di essere qui al Bergamo Film Meeting, che è veramente un festival che si cura degli autori e fa vedere i lavori degli autori di tutta Europa. Io volevo fare un ringraziamento specialmente a Fiammetta Girola per aver lavorato insieme. E la nostra collaborazione col Bergamo Film Meeting è iniziata già nel 2019 con la retrospettiva storica su Carpo Godina. Poi abbiamo avuto anche qualche film in concorso e siamo arrivati fin qui, però spero che la nostra collaborazione durerà anche nel futuro. Grazie. Ad accompagnarci durante questo incontro abbiamo il critico cinematografico e giornalista Nicola Falcinella, che è un esperto del cinema dei Balcani ed è l'autore del saggio che trovate all'interno del catalogo. Quindi io passerei la parola a Nicola. Grazie Caterina, buonasera a tutti. E Metod Pevez è uno dei più rappresentativi e uno dei più importanti registi del cinema sloveno. La Slovenia è una nazione piccola perché ha 2 milioni di abitanti circa, cioè più o meno le province di Bergamo e Brescia insieme, che purtroppo in Italia, anche se sconfiniamo, non è molto conosciuta, soprattutto per il suo cinema, che invece è molto interessante e anche molto dinamico, molto vivace. La Slovenia è una nazione giovane perché è diventata indipendente nel 1991, ma si porta dietro anche dal punto di vista cinematografico l'eredità della Jugoslavia, di cui era una delle repubbliche della federazione, e quindi la sua tradizione cinematografica possiamo dire che risalga agli anni dell'immediato secondo dopoguerra, alla fine degli anni 40, perché è inutile, non è la sede per farla lunga, però la Jugoslavia aveva una struttura centralista, però era anche anche delle cinematografie nazionali, quella slovena, quella bosniaca, quella serba, soprattutto perché era la nazione più grande, e ciascuna di queste repubbliche aveva già prima una cinematografia con delle caratteristiche peculiari. E nel catalogo, perché poi noi critici dobbiamo sempre cercare di semplificare, comunque di dare delle etichette, trovare delle caratteristiche anche per esemplificative. E ho scritto che Pevez è uno degli ultimi jugoslavi, perché la sua formazione già negli anni 80 è nel cinema appunto della Jugoslavia, e collaborò già allora con alcuni dei più importanti cineasti. E i suoi inizi sono come attore, e poi ha fatto tante cose, è di fatto un cineasta a tutto tondo, non è soltanto un regista, è stato attore, poi ha fatto scrittore, anche sceneggiatore. E quindi io partirei con una prima domanda, chiedendogli come è successo che lui da giovane studente sia diventato attore, perché già a 20 anni interpretò da protagonista un film
film che si chiama Arrivederci alla prossima guerra di Živojin Pavlovic, che è uno dei grandi autori dell'Onda Nera, dell'Onda Nera jugoslava della fine degli anni 60, inizio anni 70. E sì, come è successo che lui sia stato scelto come protagonista di questo film simbolico e poi abbia proseguito la carriera da attore per tutti gli anni 80 fino ad arrivare a esordire come regista. Did you get the question? Not from the answer. Okay. Just wanted to know how come that when you were around 20 you started working as an actor in this film which became a very important film, which is Farewell Until the Next War. And you started there as an actor, and then you went on in cinema. How did it happen? Already the first question is a difficult question. Yes. Because when you are young, you are not always aware of what is important, why you decide as you decide. So, and it's so far away. So I will try to answer through my remembrance, which is not so clear. But you will say when I stop. Yeah? You stop when you want. You just yeah. Oh, perfect. And so I started in a very in the film with a very bad experience, which you didn't mention. This was a youth film, which is for me not important, but it was in fact awful experience with Slovenian film. I was very young. And they were not nice to us, I mean youngsters in the film acting, and so I decided never to enter the film again. Allora, diciamo che rispondere a questa domanda è piuttosto difficile perché a volte da giovane cominci a fare una cosa e non sai esattamente se è quella giusta, non sai esattamente perché la stai facendo, ti butti in qualche cosa e poi chissà. E devo dire che è anche passato parecchio tempo, per cui non è facilissimo rispondere, ma ne risponderò tramite quelli che sono i miei ricordi, tramite quello che io ricordo. E posso dirvi che ho iniziato, il mio primo approccio, la mia prima esperienza col cinema è stata nel fare un film proprio da molto giovane, ed è stata un'esperienza negativissima, pessima. Con noi giovani si sono... così, si comportarono piuttosto male, ci trattarono male, io decisi che non avrei mai più fatto cinema in vita mia. And so I decided to study philosophy and literature, but because I was living on my own, I had to work a lot, and I was working as a night security or night portier in a bakery, and I just remember a phone call of some film assistant. Živojin Pavlovic is preparing a film and he wants you to come for audition. I said, I'm not going. And he insisted, you will come, this is Živojin Pavlovic, are you aware, what are you talking about? And then I went there because I was very sure nothing could happen after this audition. Okay. I was wrong. Allora, visto che era andata appunto molto male questa prima esperienza, decisi proprio di cambiare completamente direzione e di studiare filosofia e letteratura. Però siccome vivevo per conto mio, dovevo lavorare per mantenermi e facevo la sicurezza, il portiere di notte, la sicurezza notturna in un negozio, e una sera mi ricordo una chiamata dell'assistente di Pavlovic che mi disse, guarda che il regista ti vuole assolutamente per il suo film, vuole che tu venga a fare un provino. Io dissi proprio di no, insistette, e io dissi vabbè, ci vado, perché tanto ero sicuro che non sarebbe venuto fuori nulla da quel provino. And so it happened, I was chosen for the role, and this film made a huge, huge impact on me. In fact, because Živojin Pavlovic was special, I mean, he was really, I realized what it means being a great author. So he was really great in a sense that this was a huge epic film about Second World War. There were tanks, there were everything. So he was from one side kind of a general on the side,
From the other part, he was very generous, very sensitive, very tender to me as an actor, and I was kind of shocked and I was thinking, this is a great job. You can feel that. Quindi insomma alla fine andò al contrario di come avevo pensato, fui scelto come attore protagonista del film, e questo film ebbe un grandissimo impatto su di me perché veramente Pavlovic era un grandissimo regista, e io in quel caso mi resi conto veramente di cosa voleva dire essere un grande autore. Era un film, quello se lo vedrete o se l'avete visto, è un film epico sulla Seconda Guerra Mondiale, per cui sul set c'erano i carri armati, e quindi lui sul set era praticamente un generale, e poi invece a livello personale con me era una persona estremamente gentile, estremamente generosa, per cui io insomma rimasi veramente molto colpito da questa esperienza e dissi, caspita, questo è proprio un bel lavoro. Il film è domani mattina alle 9. Esatto. Non so se il pubblico vuole intervenire, il microfono è aperto, se avete visto i film di Metodo in questi giorni, quindi potete semplicemente alzare la mano e così rivolgiamo le vostre domande al regista. Altrimenti ne posso fare una io, rimanendo sugli esordi di cui parlava, ma passando alla sua opera di regista, quindi alla sua opera prima. Che un'opera prima, dal mio punto di vista, è interessante perché nasce da un libro che ha scritto, quindi lui è anche uno scrittore, ancora prima che diventa il regista. E volevo sapere com'è stato il processo creativo di traduzione del proprio libro in un film che è Carmen, quindi cosa significa adattare se stessi, tradurre in immagini la propria scrittura. So this is a question for you as a, so you become a director and your first film is a film which is taken from a book you wrote, because you, it's like Carmen, because you are also a writer. So the question is how it is to like adapt yourself from book to screen. So how does it work? This is a very often question. At the moment I'm also a teacher of the Slovenian Academy, exactly teaching this topic, the problems of ecranization of literature. But in fact, it is not true in this case of Carmen. It was completely different. In fact, I first wrote a screenplay, and then it lasts for 3 years, maybe even more. There was nobody to realize the film. I mean, there were some discussions, very strange story about. So there was even the money for the script to be shot, but different times. And I was thinking about Julian Pavlovich, and I was in discussion with him that he could, and he suggested to direct this screenplay. But then this war, 1991, started, and they said a Serbian director is not welcome in Slovenia. And during this time, I was bored about the process, and so I wrote the novel after the screenplay. So it was in contrary. But later on, I also made that kind of ecranization on the novel. Dunque, in realtà la domanda è quasi un po' buffa, perché in realtà è quello che io sto, il passaggio dal libro allo schermo è esattamente quello che io insegno in questo momento alla scuola di cinema in Slovenia. Però in realtà in questo caso, nel mio caso, il processo fu molto diverso, nel senso che io prima ho scritto, nel caso di Carmen, ho scritto la sceneggiatura, dopodiché avevo anche i soldi per fare il film, però non c'era nessuno che volesse realizzarlo. Avevo anche, a un certo punto avevo anche pensato di farlo girare appunto a Pavlovic, di cui parlavamo prima, però nel frattempo era il 91, c'era la guerra e un regista serbo non era
il benvenuto, appunto. E quindi, lo script, la sceneggiatura rimase lì per circa 3 anni, e a quel punto io ho scritto il romanzo, il libro, dopo aver scritto la sceneggiatura. A quel punto ne ho fatto un libro. Poi ho anche realizzato il film, però il passaggio in questo caso è stato molto diverso. But in fact, still, this film is an adaptation because it's made on a real story. So I really met a girl named Carmen, and I was kind of not in love with her, but I admire her. So I spent a lot of time with her. But then she suddenly disappeared. And so when she disappeared, I started to write a screenplay. Il film comunque è un adattamento di una storia vera, perché io ho incontrato davvero una ragazza di nome Carmen che non ero innamorato, ma la ammiravo moltissimo, ci ho passato un sacco di tempo insieme, poi è sparita da un momento all'altro, e nel momento in cui lei è sparita io ho scritto la sceneggiatura del film. Sì, prima dicevo che Pevez è uno dei registi più rappresentativi del cinema sloveno, anche per le vicissitudini produttive e appunto per come è cambiato il cinema sloveno in questi anni. Infatti Carmen fu l'unico film nazionale che fu distribuito nelle sale nel 96, e fu anche sostenuto dal Ministero della Cultura ancora prima che ci fosse il Film Fund che ora sostiene la maggior parte della produzione. Però volevo tornare indietro appena un po', perché tra i film in cui è stato attore c'è stato il film di Damien Cazalet, che penso che sia stato più importante degli altri, perché poi insieme hanno scritto il cortometraggio Everything is Under Control. So he wanted to get back, we were talking about the productive process, you're particularly in the productive process, which actually changed a lot in these years in Slovenia. The film Carmen was the only film that was made the theaters and was funded by, or supported by, the Ministry of Culture at the time, when the Film Fund was not yet born. But I wanted to go back to your film with Damien Cazalet, because it's the one with whom you then did Everything is Under Control. Yeah, Everything is Under Control is in fact my first short film. It was at a time when nothing else was possible to shoot. This film was made in 1992. It was just when finished the Slovenian War for Independence and started the war in Bosnia. I even wanted a Bosnian actor, which was, he didn't come simply, because the war started in Bosnia, and this is strange. This film was, I wrote the film in the time when we happily ended the war. So the film is in fact a comedy about the war, because I was so relaxed that the war in Slovenia was so very short and easy. But then when we finished the film, the real war started in the other part of Yugoslavia, unfortunately. And also this film is strange because it happened then with the first film I again met Julian Pavlović. Because I remember this film was invited to Rotterdam Film Festival. The programmer they didn't know anything about our relationship years ago. And when I entered a car in the airport, they offered me a catalog, and then I see that there will be a film of Julian Pavlović, Deserter, I know the title, and my film is a short
film in front of his phone. Ah, so I was shocked. How is this possible to happen? And then when I was entering the hall for the screening, I see his gray hair and his strong Serbian voice going through all these Netherlands people, and he was how would I say, shouting, metal, there is a God, Ima Boga, on Serbian language, and then we hug, and this was my beginning of feeling career again. So he was really my mentor. Allora, il mio corto, Everything is Under Control, l'ho girato in un momento in cui sembrava fosse impossibile girare dei film, era il momento in cui era appena finita la guerra in Slovenia e poco dopo sarebbe purtroppo iniziata quella in Bosnia. Quando l'ho girato, era il momento in cui era appena finita felicemente la guerra in Slovenia, che aveva portato all'indipendenza della Slovenia, e io ero così rilassato di come era finita bene la guerra che il mio film è una commedia sulla guerra, senza appunto aspettarsi quello che sarebbe venuto subito dopo. La cosa in un certo senso buffa o comunque molto interessante su questo film è che è stato di nuovo una sorta di inizio della mia carriera cinematografica, di nuovo con Pavlovic, perché il film fu selezionato al Film Festival di Rotterdam e quando mi diedero il catalogo del festival vidi che c'era in programma anche un film di Pavlovic, e io inizialmente mi dissi: ma come, sono davanti a lui e a un suo film, io ho un cortometraggio, questa cosa piccolina, mi sentii un po' male. Poi arrivai in sala e c'era lui e vidi la sua figura a braccia aperte che mi guardava da lontano e che mi aspettava a braccia aperte e mi gridò: ma allora c'è un Dio, e mi accolse dopo, appunto, è veramente stato il mio mentore. Sì, tra l'altro in Everything is Under Control il direttore della fotografia è Karpo Godina, che è stato qui nel 2019 quando fu fatto l'omaggio, che è un regista e un direttore della fotografia, anche lui è stato uno dei protagonisti dell'Onda Nera, è stato direttore della fotografia anche per Fellini, che anche per i film di Pavlovic. Mentre la fotografia di Carmen è di Tomislav Pinter, che è stato uno dei grandi direttori della fotografia croati. E quindi c'è questo legame di questi grandi nomi che ritornano nell'inizio della sua carriera. Yeah, but in fact, yes, but I knew them already from before. For example, Tomislav Pinter was the director of photography also in this film, Farewell to the Next World. Mm-hmm. So we know each other very well. So, and this was a combination. I also used to work with Karpo Godina. We know very good. So this was just my wish that I work with someone I know. I feel good relationship professionally, and that he's also very experienced, because I was the beginner still, and I felt good that put me someone who is more experienced. Sì, questi effettivamente direttori della fotografia, questi artisti con cui ho lavorato, li conoscevo già da prima di cominciare a lavorare con loro, e diciamo che ho cercato proprio volontariamente di lavorare con loro perché li conoscevo e quindi avevamo fiducia reciproca l'uno negli altri, ma anche perché volevo lavorare con qualcuno di esperto, perché io ero all'inizio della mia carriera e io ero un principiante, quindi talvolta avere qualcuno che mi indicasse un po' la strada, insomma, mi era utile. Sempre sui collaboratori, fin dall'inizio ha cominciato a lavorare con Daniel Ocevar come produttore, che è tuttora il suo produttore, e poi ha lavorato spesso con
con gli stessi collaboratori e anche con gli stessi attori. Ci sono degli attori come Furuna Yu e altri che hanno recitato più volte nei suoi film. E quindi volevo chiedere, alcuni attori li ha anche scoperti, e volevo chiedergli se lavorare con queste persone, con delle persone fidate, lo fa sentire più a suo agio, se sente come un gruppo. So you have a team of people with whom you have worked for a long time, like also yes, cinematographers, but also producer and also some actors who are in several of your films too. So do you feel, I don't know, how do you work with them? Do you feel safe working with the same? It's in Italy there is this way of saying that squadra vincente non si cambia, a team which wins, you never change a team which wins. Is it something like that? Do you feel at ease with them? Yes, of course. I mean, the relation to the producer is most important, because we must know there is, especially if there is a question of feature film, there's now it's approximately the price of a feature film in Slovenia is €1 million. Yeah. So when you enter shooting a film, it's not a wonderful trip. Yeah. It's also a huge responsibility to the money you got for, and because we always mostly enter the productions as a co-production, so this is a responsibility to all the co-producers. Mm-hmm. And so and I really believe and I believe in my producers that we are able to do together to cross this river safe as much as possible, because it's really, it's not so easy as it seems to be. It's not, shooting the film is not only joyful, it's really, the responsibility can be really heavy, I mean, a burden, which is not, which has nothing as to do with the gift of filmmaking, but it is a simple job at counting how can we do the best, and this is very important. So this is the relation to the producer, but it's different with, maybe I stop here and then explain also a little bit. Allora, sicuramente la relazione più importante, il rapporto più importante è quello con il produttore e eventualmente anche con le coproduzioni che si vengono a creare, perché se fate un attimo di ragionamento, per fare un film consideriamo che si debbano investire almeno €1 milione. E nel momento in cui vengono investiti questi soldi, chiaramente c'è un lavoro che inizia, e non è un lavoro facile, perché c'è una responsabilità di cercare di, intanto anche verso le coproduzioni, o comunque di cercare di fare il lavoro migliore possibile. Quindi comincia questo lavoro che sicuramente è creativo, è bello, ma non è soltanto creativo, ogni tanto è proprio anche un vero e proprio lavoro. E quindi io ho veramente la fiducia totale nel mio produttore, che quando cominciamo un progetto insieme riusciremo a percorrere, a attraversare questo fiume insieme, arrivando salvi fino alla fine. But the other co-productions is so that sometimes, for example, in the film it's a co-production, that very often you need to take, for example, DOP from other country or editor or other partners. So so I work with a lot of them from Germany, Serbia and so on, Croatia. And this is also an interesting experience. I mean, you meet, I would say, also different view on how the film is, could be made and so on. Sometimes also these co-productions are not so perfect, because, you know, if I remember one of the films shooting in Germany, in Leipzig, a Slovenian flat from Ljubljana shooting in Leipzig, this is not so nice, because then you have to bring all the necessary props from Ljubljana to Leipzig. I mean, all the newspapers, yogurt and soap, which has local labels. So you have to think about many things, and this is, I would say,
this is a co-financing and you are pressed to go there. Sì, c'è il discorso delle, allora, c'è il discorso delle coproduzioni che ha una sorta di doppio, è una moneta con due facce, perché le coproduzioni talvolta sono molto interessanti perché casualmente, cioè diciamo, la coproduzione talvolta include il fatto che si debba, che io debba lavorare magari con un direttore della fotografia o con un montatore che vengono da un altro paese, e questo da un certo punto di vista, ho lavorato per esempio con persone tedesche oppure dalla Serbia, dalla Croazia e da altri paesi, e talvolta questo è molto interessante anche perché si ha qualcuno che ti dà un punto di vista diverso sul film che stai facendo, quindi ci sono delle diversi punti di vista ed è molto interessante. Dall'altra parte le coproduzioni non sempre proprio sono perfette, perché se per esempio ti trovi a dover girare una location a Lipsia, che però dovrebbe essere un appartamento sloveno, la cosa diventa un pochettino assurda, perché ti devi portare dietro da Lubiana tutto quello che ci sarebbe in un appartamento di Lubiana, quindi i giornali, quello che ci sarebbe nel frigo, i prodotti appunto sloveni te li devi portare dietro, quindi insomma è un cofinanziamento di cui talvolta non si può fare a meno, però insomma ha dei pro e dei contro. Yeah, but completely different something is this cooperation with actors. So when you found a good relation with one actor, this is a very beautiful, I would say, open, clear channel to make very intimate things. Oh, this is so precious, I mean, that you like to repeat, because it's so easy, it's so beautiful that you don't need to explain much, just, you know, you know that the actor will understand you just emotionally, just this is so beautiful, this is something which I like most. E la cosa invece che mi piace decisamente di più è il lavoro con gli attori, perché quando trovi un attore o un'attrice con cui ti trovi bene è una cosa stupenda, perché si crea un canale, si apre un canale che è un canale emotivo, un canale intimo preziosissimo. Non c'è più bisogno di fare chissà quante prove, non c'è bisogno di spiegare chissà cosa, perché tu sai che l'attore o l'attrice che hai davanti capisce quello che tu vuoi, quindi è veramente, quella è veramente un'esperienza fantastica, perché ed è proprio l'esperienza che preferisco. Ci sono domande? Ovviamente abbiamo il tempo per un'ultimissima, brevissima domanda da parte di Nicola, perché il tempo è volato, è volato, quindi se vuoi chiudere con una ultima domanda. Allora ci colleghiamo al film che c'è stasera, perché prima stasera, certo, abbiamo parlato del suo primo gol, che ha detto una commedia sulla breve guerra del 91, quando la Slovenia divenne indipendente. È un tema che è stato affrontato rarissime volte al cinema, pochissimi film l'hanno affrontato. E volevo chiedergli se il suo primo corto lo vede collegato al suo ultimo per ora, I Am Frank, che vedremo stasera, che è del 2019, è ambientato in quei giorni, quindi 2018-2019, però ha delle radici che risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia, ed è un dramma familiare con due fratelli uno contro l'altro, che la vedono molto diversa anche sul passato, e volevo appunto chiedere se secondo lui c'è un filo tra i due. We talked about your short and now do you feel a connection between your short film and your last first film first and last, because you know in this last film you have two brothers today, but they have very different views on the past, and there is relationship, yes, of course, because the first film is very optimistic and it's comedy, and this last one is not. This last one has Ilsen Frank has serious questions about what happened to us. It is in fact a film about problems which happened in Slovenia, not only Slovenia, but Eastern countries, during the transition to democracy.
bureaucracy, which is not a huge problem, but the problem was the process of privatization. So we used to have a kind of state property, but in fact we called it a social property. I know this is good translation. And then during this privatization, it was coming to really huge diversities and social differences and social problems. And it doesn't look so nice. It doesn't look as a comedy. It's more serious. Allora c'è una, diciamo, fra la grossissima differenza fra il primo cortometraggio e questo film, che forse vedrete stasera, è che il primo era una commedia e un film molto ottimista, mentre questo non lo è assolutamente. È un film molto serio che riflette su cosa effettivamente ci è successo a noi in Slovenia e che cosa è successo ai paesi dell'Est in generale nella transizione verso la democrazia, in particolare nella transizione verso la privatizzazione da quello che era le proprietà dello Stato, la proprietà sociale, insomma, che in un certo senso. E questo passaggio verso la privatizzazione ha portato alla creazione di delle differenze nella società assolutamente enormi e quindi ha moltissimi problemi, e quindi insomma decisamente non è una commedia. It's in fact a film about greed, which we didn't know or which we didn't see before. This was something completely new for me and for also other people. È essenzialmente un film sull'avidità, ed è l'avidità è un sentimento che prima noi non conoscevamo e che invece poi si è impossessato della gente. Io ringrazierei Metod Pevez per essere stato con noi, ringrazio Nicola Falcinella e vi invito a vedere il suo film stasera alle 22:15. Grazie mille per essere stato con noi.